Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è martedì 15 maggio 2012 e sono ora le 10 precise. Io sono qua ancora nel chiostro del monastero di San Francesco d'Assisi, però a Mantova, perché il chiostro è stato ceduto all'università tramite pagamento dell'affitto. E qua l'università mantovana è un po' in subbuglio per tante questioni che riguardano il default italiano e occidentale, e io ho deciso allora di fare ogni tanto una scappatina qua con i ragazzi, e quando i ragazzi non ci sono io faccio un video, capito? Faccio un video. Allora, quel video di questa mattina è intitolato L'aula sorda e grigia, la frase è del povero Duce. Il povero Duce la pronunciò una volta in Parlamento, era l'aula vuota, perché i parlamentari per protesta erano andati sull'Aventino, mi pare, mi scuso se mi sbaglio, comunque la frase è del Duce, quando il Duce si preparò a trasformare il Regno d'Italia da regno, diciamo così, costituzionale, democratico, in un regno gestito solamente dal fascismo, no? Abolizione dei partiti, una sorda e grigia. Era tanto bravo nel parlare il povero Duce, perché era anch'egli poeta e letterato. E infatti fu proprio il povero Duce che fece scolpire nel duro marmo a Roma, in un grande palazzo marmoreo, quella celeberrima frase relativa a noi italici. E la frase suonava così: un popolo di poeti, di santi, che so, di creativi, di navigatori, di scienziati, e poi sono sempre gli artisti che ti piano a manganellate, ti piano gli artisti, voglio dire, a manganello. E come diceva l'altro grande detto del povero Duce, libro e moschetto, fascista perfetto. Era un poeta pure lui, amava tanto le belle lettere, anche il povero Schürer, il povero Adolf Hitler era un pittore. E io non ho tanta simpatia per questa gente qua, perché ho scritto queste cose anche nel mio pamphlet letterario intitolato Editori e scrittori. Ho detto quello che andava detto sui poeti and the company. Andate a leggerlo gratuitamente sul mio website personale, il pamphlet Editori e scrittori, lo potete leggere gratuitamente, capito? E potete scaricare. Anche Nicky Ventola è un poeta, Non si scherza mica con i poeti, c'è pure un mio video intitolato Non toccatevi i poeti, Il poeta è quello che si mette davanti allo specchio, si tira giù le mutandine, si guarda l'ombelico, si guarda il suo ombelico e dice: io sono il centro dell'universo, io. Oppure il poeta è quello che si rode le unghie, che si rode le unghie. E capito? Andate a vedere il mio video intitolato Non toccatemi i poeti. Ma perché vi dico queste cose? C'è sempre un riferimento specifico. Qua c'è un articolo che è apparso sul quotidiano La Stampa di oggi, che oggi è, ripetiamo, martedì 15 maggio 2012, vedete, primo piano, pagina 9, si tagliano i rimborsi ai partiti e l'aula diventa sorda e vuota. Il simpatico giornalista che è Mattia Feltri, non ha scritto l'aula diventa sorda e grigia. L'aula diventa sorda e vuota, ma siamo lì, capito? Siamo lì perché ieri si doveva votare una norma di legge che riduceva fortemente il finanziamento pubblico dei partiti, e c'erano anche delle scolaresche che dovevano assistere allo spettacolo, stavano lì con le maestre, e poi gli uscieri hanno dovuto spiegare agli alunni che se l'aula era sorda e grigia, come dice, sorda e vuota, il motivo era perché ieri era lunedì e i parlamentari vengono da lontano, non abitano mica tutti nell'urbe, devono da venire da lontano. E però gli uscieri avrebbero potuto spiegare ai ragazzini delle alimentari che se si trattava lunedì di votare una norma di legge
che aumentava gli stipendi dei parlamentari, ieri i parlamentari, benché fosse lunedì, sarebbero venuti tutti, 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 anche da lontano, dalle lontane Puglie, dalla lontana Sicilia, dalla Sardegna, dal Trentino Alto Adige, dal Friuli Veneto, venivano tutti, 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 venivano. Facevano a gara a chi veniva per primo, poi dicono le comiche, ci stanno le comiche di Stanlio Olio, anche quegli studenti, ragazzini che erano lì, quelli sì che hanno visto le comiche, ma come dice, dovevano essere qua a votare la legge, non ci stanno. E io spero tanto che le maestre glielo abbiano spiegato agli ragazzini che erano andati ad onorare con la loro presenza quest'aula sorda e grigia, e che glielo abbiano spiegato, ma guardate ragazzini, non vi scandalizzate, i parlamentari non ci stavano, no perché era lunedì, no, semplicemente perché c'era da votare dei tagli a loro stessi, perché se invece c'era da votare un aumento del portafoglio, c'erano tutti, dicono le comiche, Stanlio Olio. È bello questo articolo, io faccio complimenti a Vittorio, a Mattia Feltri, non so se ci sia una parentela tra Mattia Feltri e il celebre Vittorio Feltri, non lo so, vi do la mia parola di disonore, va bene? Eccolo qua, lo potete vedere online, si tagliano i rimborsi ai partiti e l'aula diventa sorda e vuota. E quindi a me è venuta in mente la celeberrima frase del povero Duce: potrei trasformare quest'aula sorda e grigia in un bivacco per i miei manipoli. Pensate un po' che linguaggio si dice aulico, bellissima, è bellissima la frase, di una grande potenza evocativa. Potrei trasformare quest'aula sorda e grigia in un bivacco per i miei manipoli. Mi ricorda tanto la chiusa del celeberrimo bollettino della vittoria del generalissimo Armando Diaz. Che bello quando lo lessi e facevo lo studente, ma che bello, è rimasto qua, non l'ho più dimenticato. Terminava così, dopo il 4, dopo Vittorio Veneto, Armando Diaz scrisse il bollettino della vittoria, no? Informò il re, eccetera, dice: i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza quelle valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Dio, quanto è bella la retorica e la poesia, amici mia! E chiudo ricordando che il povero Führer voleva far pittore. E anche il povero Duce era un poeta, un letterato, ha scritto pure lui, ma la cosa più bella che ha fatto il povero Duce in campo letterario è la frase che fece scolpire nel duro marmo a Roma, in un palazzo che non ricordo mai come si chiama, Palazzo Marmoreo, dicendo del popolo italiano: un popolo di poeti, santi, scienziati, che ne so, il motivo per il quale anche il bravo governatore Nichi Vendola, il governatore delle lontane Puglie, Nichi Vendola, l'uomo più buono d'Italia, ha deciso anche lui di fare il poeta, coniugando poesia con la mesata governativa, circa 15.000 euro netti il mese, mentre l'operaio metalmeccanico si deve accontentare solo di 1.000 euro netti al mese, capito? Magari quando c'è pure la famiglia da mantenere. Vabbè, cari amici, come si dice, tutti i salmi finiscono in gloria. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.